Silvio Berlusconi, gossip alle nozze della sorella di Francesca Pasquale. Gossip, Silvio Berlusconi testimone in occasione del matrimonio della sorella della fidanzata Francesca Pasquale. Gossip, nozze per la sorella di Francesca Pasquale. Si è sposata Marianna, la sorella di Francesca Pasquale, compagna di Silvio Berlusconi. Il matrimonio di rito civile celebrato a Ravello ha visto come testimone di nozze un Berlusconi abbronzato e raggiante. Il rito civile è stato celebrato in località Ravello. Il leader di Forza Italia è arrivato insieme alla sorella della sposa intorno alle 13 in auto al prestigioso Hotel Caruso sulla costiera amalfitana. A poche decine di metri si trova il belvedere della principessa di Piemonte cui gode di un panorama immerso nel verde. Il senatore azzurro Domenico De Siano alle 16 ha celebrato il matrimonio. Gossip News, matrimonio pasquale, Silvio Berlusconi e Francesca. Accanto al presidente Berlusconi, la fidanzata Francesca Pasquale anch'egli testimone di nozze della sorella. Il matrimonio celebrato in stile sobrio e non sfarzoso, ha una cornice suggestiva, sedie di legno bianco e un arco sotto cui gli sposi si sono scambiate le fedi nuziali. Le decorazioni floreali sobrie e delicate, un misto di rose, ortensie e orchidee nelle sfumature del bianco e rosa pallido. La fidanzata del cavaliere ha curato la cerimonia e il ricevimento in tutti i minimi particolari. Ha pure pensato di regalare a tutte le signore una pashmina da mettere sulle spalle appena il sole, quasi estivo, fosse scomparso. Un gesto carino. Notizie gossip, Berlusconi e Pasquale alle nozze della sorella di Francesca, Albano canta l'Ave Maria. Gossip, i fotografi hanno immortalato Berlusconi e compagna mentre mano nella mano mentre percorrono i 40 metri che separano l'Hotel Caruso di Ravello al Belvedere. Poco dopo è arrivata la sposa accompagnata dal padre. Alla cerimonia era presente un cantante molto amato dal pubblico italiano, ovvero Albano che ha intonato l'Ave Maria in latino. Il presidente di Forza Italia per l'occasione ha scelto un abito blu con un occhiello di nocciolo di rosa bianco. Mentre la compagna Francesca ha indossato un abito in chiffon color rosa. Checchi commenta l'abito della sposa sostenendo che non sia perfetto, alla sposa han preso male le misure o pensavano a un tacco ben più alto, e l'abito di Francesca proprio non mi piace, l'abito della sposa è troppo lungo. Fa difetto, la testimone sembra una ultra cinquantenne. L'abito non le dona. La sposa poteva forse evitare sto bianco candido. Che è anche chi commenta la scelta di indossare il vestito lungo di Francesca, non si capisce chi è la sposa. Francesca non doveva vestirsi in lungo bianco.